Il bilanciamento del bianco, croce e delizia di tutti i fotografi e videomaker. Andiamo a studiarlo insieme per impostarlo sempre correttamente. Ciao a tutti e bentornati. Il bilanciamento del bianco è sicuramente una di quelle impostazioni che sono fondamentali per la riuscita di una fotografia. Questo perché andranno a determinare letteralmente i colori di una foto andando a cercare il punto di bianco. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni tipo di illuminazione ha una sua temperatura colore ben diversa. In linea generica potremmo andare a suddividere i tipi di illuminazione tra luce naturale e luce artificiale. Nel grafico che state vedendo ovviamente ci sono tutti i tipi di predefinimenti che trovate sulla vostra fotocamera. Il primo è sempre l'automatico per andare poi su luce diurna, ombra e nuvoloso che fanno parte della luce naturale, mentre il tungsteno, il fluorescente e il flash fanno parte della luce artificiale. Qui già possiamo fare una precisazione perché. Il fluorescente fa parte di quelle luci a LED che possono avere varie tonalità di colore, quindi, mentre il flash è molto più simile alla luce diurna per capire esattamente di cosa sto parlando. Vi faccio vedere questa grafica che ho preparato per voi. Da qui si può evincere perfettamente che la misurazione della temperatura viene fatta grazie ai gradi Kelvin. Senza entrare troppo nello specifico, vi dico che. Più è basso il valore dei gradi Kelvin, più la temperatura sarà calda, quindi colori tendenti al giallo. Mentre più sarà alto il numero dei gradi Kelvin, più la temperatura tenderà a raffreddarsi. Vedete sotto ho messo le lampadine compatte e fluorescenti che raccolgono un range molto ampio di questa tabella. Sopra invece possiamo vedere che la candela e la lampadina a filamento, la classica lampadina alogena si attestano su temperature molto calde. Ora la candela può trarre in inganno perché potrebbe essere vista come una luce naturale, nel senso che non è creata artificialmente, ma il fuoco è presente in natura. Ha tuttavia una temperatura di colore molto calda, quindi è molto più vicina alla lampadina a filamento. Mentre, come vedete, il sole a mezzogiorno, cioè il momento in cui è più forte, il momento in cui presenta la luce più naturale, si attesta intorno ai 5000 gradi Kelvin. Temperatura che poi va a raffreddarsi ulteriormente se il cielo è coperto o nuvoloso. Ovviamente il flash si trova molto vicino alla luce del sole, più o meno è sempre intorno ai 5500-5600 gradi Kelvin, questo perché è stato creato appositamente per avere una luce il più naturale possibile. Ma i metodi per creare il bilanciamento del bianco sono vari e sono esattamente quattro. Adesso andremo a vederli insieme, ma vedremo soprattutto che vantaggi e che svantaggi vengono a portare. Prima di tutto vorrei fare una precisazione, una cosa che alcuni di voi potrebbero già aver pensato. Il bilanciamento del bianco potrebbe essere molto più semplice farlo proprio perché si scatta in rove. Il rove, ricordo. È un file grezzo che viene sviluppato in post-produzione e che al momento dello scatto racchiude tutti i tipi di bilanciamento del bianco. Potrebbe quindi venire spontaneo dire: Ok, il bilanciamento del bianco l'ho imposto più o meno bene, tanto poi in post-produzione lo posso perfezionare. Ed effettivamente potrebbe essere così, ma potrebbe anche far perdere molto tempo. Pensate a chi fa foto a cerimonie, quindi con centinaia e centinaia di immagini da post produrre, quanto tempo andrà a perdere. Certo, esistono anche dei predefiniti o i modi di sistemare le foto tutte insieme contemporaneamente, ma il bilanciamento del bianco potrebbe essere sempre diverso a differenza del luogo dove ci si trova. Poi c'è anche il discorso del jPEG contro quello del ROV. La differenza sta proprio in quello che vi dicevo prima: cioè il ROV racchiude un po' tutti i bilanciamenti del bianco, mentre con il JPEG è molto più difficile sistemarlo. Questo perché il ROV acquisisce molti più dati rispetto al JPEG, quindi ha un range di post produzione di modifica molto più ampio ma andiamo a vedere quali sono i metodi per creare un giusto bilanciamento del bianco e quali sono le loro differenze ovviamente partiamo da quello automatico cioè quello più semplice da impostare basterà mettere a sulla vostra fotocamera che sta a indicare proprio la funzione automatica e durante lo scatto non dovremo preoccuparci del bilanciamento del bianco questo ovviamente in linea teorica nel senso che Ce ne occuperemo di meno e poi faremo qualche cosa di più in post produzione. Ci stiamo quindi riferendo al discorso di prima, dove in fase di scatto con l'automatico facciamo poco, ma quel poco lo andiamo a recuperare in fase di post produzione. Questo perché nel momento in cui andiamo a scattare una fotografia con l'automatico la fotocamera si sforzerà di trovare il bilanciamento del bianco migliore possibile. Bisogna anche dire però che gli ambienti non sono sempre uguali e quindi anche i tipi di illuminazione non sono sempre uguali. Questo potrebbe portare a diversi tipi di tonalità nello stesso set fotografico, cosa che vogliamo assolutamente evitare. Soprattutto se stiamo scattando in un'occasione specifica come appunto le cerimonie eccetera. Dobbiamo avere sempre lo stesso tipo di tonalità. Il bilanciamento del bianco automatico poi potrebbe portare qualche problema in più se con la nostra fotocamera stiamo girando dei video. Ad oggi è facilissimo essere ingaggiati come fotografi, ma anche come videomaker. E quando si sposta la fotocamera da un punto A a un punto B si potrebbe avere un cambio di tonalità netto. State quindi molto attenti a quando usate il bilanciamento del bianco automatico perché potreste avere questo tipo di problemi. Come secondo metodo abbiamo i predefiniti della fotocamera. Quindi ritorniamo sulla nostra schermata e andiamo a vedere proprio i piccoli loghi che sono sempre uguali in tutte le fotocamere di qualsiasi marca e che ci indicheranno perfettamente qual è il tipo di bilanciamento del bianco che stiamo utilizzando. Ovviamente qui la fotocamera si sta fidando ciecamente della nostra valutazione. Quindi se ad esempio state mettendo una luce diurna intorno ai 5000 gradi Kelvin e state scattando in un luogo chiuso con la luce al tungsteno, probabilmente verranno delle foto molto sfalsate. E precisamente succede una cosa in particolare: la fotocamera, affidandosi di voi e quindi impostando la luce diurna, pensa che il bilanciamento del bianco è tendenzialmente freddo. Quindi andrà a cercare di riscaldarlo quando poi in realtà voi avete sbagliato perché nell'esempio che vi ho fatto avete messo, ripeto, la luce diurna in un ambiente illuminato dalla luce al tungsteno. Quindi essendo la luce artificiale già molto calda andrà a riscaldarsi ulteriormente. Questo vi fa capire come ragiona la fotocamera perché nel momento in cui capisce che la luce è tendenzialmente fredda lei cercherà di riscaldarla e viceversa. Fate molta attenzione però quando andate in post produzione dove la temperatura in questo caso funziona ulteriormente al contrario, cioè per avere una temperatura più calda la dovete alzare in questo caso quindi in maniera molto più naturale rispetto ai gradi Kelvin e ovviamente per abbassarla dovete spostarla verso sinistra. Una serie di aspetti che vanno tenuti in forte considerazione, che però vi assicuro che con un po' di pratica. Poi vi verranno naturali, ma andiamo a vedere qualche esempio. Qui abbiamo un bilanciamento del bianco automatico, infatti i colori sono abbastanza precisi. Qui invece abbiamo una luce diurna, naturale. Infatti l'ambiente era illuminato con un tipo di illuminazione molto simile a quella del sole. Già qui è molto diverso, vedete come con il bilanciamento del bianco impostato su ombra, la fotocamera ha cercato di riscaldare ulteriormente la scena, sfalsando leggermente i colori. Con nuvole abbiamo ancora un altro tipo di calibrazione, questa volta forse un po' più simile a quella del sole, ma con tungsteno vedete che la luce si raffredda tantissimo. Questo perché, essendo la luce presente nell'ambiente già abbastanza fredda, se impostiamo tungsteno sulla fotocamera, automaticamente cercherà di raffreddarla perché la luce in tungsteno è già molto calda di suo. Quindi una calibrazione palesemente sbagliata. Con luce fluorescente che già si riavvicina un po' di più a quella naturale, abbiamo ancora una foto prevalentemente fredda ma leggermente più vicina a quella diurna, seppur sbagliata. Infine con flash vedete che siamo tornati a una luce molto più simile a quella perfettamente calibrata e che quindi ci ridà a disposizione tutti i colori reali. Come abbiamo precisato prima, però, la luce del flash è intorno ai 5500-5600 gradi Kelvin, quindi rispetto alla foto automatica, che effettivamente in questo caso era più corretta, la luce del flash è leggermente più calda. Ma questi erano i metodi automatici o semi automatici che potevamo impostare. Sulle nostre fotocamere c'è anche la possibilità di mettere la modalità manuale. Ora questo prevede il fatto che voi sappiate più o meno a memoria come si comportano i gradi Kelvin. Quindi in base alla scena che avete davanti dovreste essere in grado di sistemare manualmente appunto la temperatura Kelvin sulla vostra fotocamera. Fate molta attenzione in questo caso perché sistemare una temperatura manualmente potrebbe voler dire avere una gradazione dei colori molto precisa ma potrebbe anche essere molto sbagliata, nel senso che se non siete in grado di leggere esattamente la scena che avete davanti o non avete un riferimento preciso, la foto potrebbe venire sbagliata. Infine abbiamo una modalità personalizzata che prende in considerazione uno scatto campione. Questo vuol dire che dovete procurarvi un grigio al 18%, cioè un grigio neutro da fotografare e da prendere appunto come riferimento per il vostro bilanciamento del bianco. Vi faccio vedere come funziona. Prima di tutto andiamo a fare uno scatto perfettamente esposto sul nostro cartoncino. Dopodiché andiamo a prendere la funzione della fotocamera che campiona appunto lo scatto appena fatto e lo prende come riferimento per il bilanciamento del bianco. Una volta fatto questo potrete andare a scattare tutte le vostre foto sempre con questo tipo di calibrazione, cosa molto importante se lo scenario è sempre lo stesso. Oppure potreste scattare semplicemente l'oggetto che avete a disposizione davanti al vostro obiettivo vicino al cartoncino grigio. Questo che cosa vuol dire? Nel momento in cui andate a fare la post produzione andate a campionare il grigio 18%. Che avete nella vostra foto e riportate quella gradazione su tutto il resto del vostro lavoro. Quindi quattro metodi specifici per avere un bilanciamento del bianco perfetto. Ma vi voglio fare un'ulteriore precisazione, anzi vi voglio dare un consiglio in più. Avrete notato sul vostro camera raw o comunque sul vostro programma di post produzione che oltre alla temperatura esiste anche il valore tinta. Questa calibrazione va a incidere ulteriormente sui colori e vi dà delle tonalità sempre diverse. Questo vuol dire che potreste andare a incrementare l'effetto visivo di una vostra foto scattata magari in un determinato momento della giornata con dei colori molto particolari per avere un uno scatto molto più incisivo tra l'altro la tinta in quasi tutte le fotocamere può essere regolato direttamente prima dello scatto quindi decidete voi cosa fare bene spero che anche questo tutorial di approfondimento sulla fotografia vi sia stato utile in tutti i casi se avete delle domande ricordatevi di scrivermi qui sui commenti sono sempre a disposizione per delle lezioni dal vivo e online basta andare sul mio sito www.fabriziopavia.com e se questo video vi è stato utile mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!